Fuori LED. È tutto pronto per la prima da Siracusa. Partiti. Attenzione. Parte male Osotaci. Senza nessune conseguenze per Giuseppe Emanuele. E quindi ritorniamo in cronaca. Prima fase di gara che vede Madamento adesso portarsi al comando nei confronti di Paradise Park, quindi in terza posizione Bella Giallù, ai suoi fianchi galoppa Lady Kem of Clare, lungo la corda si muove Casalecchio, quindi Vermitor a seguire la coppia formata da My Big Gift e Road to Mexico. Cavalli che completano la prima piegata e allora... Gruppo allungato che va ad affrontare la retta opposta alle tribune con Madamento che conduce nei confronti di Paradise Park che si mantiene in seconda posizione, quindi in terza Lady Kem of Clare, in scia Bella Giallù, per linee interne muove Casalecchio, quindi Vermitor il top weight con a seguire My Big Gift, largo di tutti, prova ad avanzare Road to Mexico. Si va oltre la retta opposta alle tribune con Madamento sempre leader, avvicinato dall'esterno da Lady Kem of Clare, scivola in terza posizione Paradise Park che adesso viene avvicinato da Bella Giallù, quindi lungo la corda si muove sempre Casalecchio, risale dalle retrovie Vermitor, a fianco al largo di tutti muove Road to Mexico, quindi My Big Gift con i cavalli che vanno a completare anche la piegata di fondo, ci si prepara ad affrontare la retta di arrivo con Madamento insidiata sempre di più da Lady Kem of Clare, al centro della pista prova a scattare Bella Giallù, quindi lungo la corda Paradise Park, cerca un varco anche Casalecchio, allargo My Big Gift, siamo a metà della retta d'arrivo con Lady Kem of Clare che prova a passare, ci prova fin sul traguardo Madamento, ci prova Casalecchio, si va nella fase finale con Lady Kem of Clare che ha fatto bene conti e viene a risolvere questa prima prova nei confronti di un ottimo Casalecchio. Quindi al terzo posto il numero 3 di Madamento. Rivediamo le ultime battute proprio ai 150 metri dal traguardo. Lady Kem of Clare passa definitivamente al comando e respinge un ottimo Casalecchio che quindi chiude per la migliore piazza al terzo posto. Il numero 3 di Madamento è al quarto. Facciamo scorrere le immagini. Il numero 7 di Bella Giallù. Quindi successo per Lady Kem of Clare e Salvo Basile. Partenza, è tutto pronto. Partiti i protagonisti del premio Etiope con Cebagar per la leadership, con Franziska Pink che adesso rompe gli indugi e va al comando nei confronti di Belong You, quindi Lady of the Sun per linee interne, Le Cadre Chenic, quindi ancora in scia Siciliano Bello, ai fianchi galoppa Murdanova, Complimentor, Common Black e Bright Star a chiudere. Quando si affronta la piegata, Franziska Pink insidiata dall'esterno dal grigio, Le Cadre Chenic in terza posizione, Bright Star, quindi Gloriux per linea interna e Belong You, lungo la corda c'è Complimentor, al largo di tutti cerca di risalire Murdanova, quindi Siciliano Bello, Bright Star e Common Black a chiudere il gruppo. Quando si è già in retta di arrivo, Franziska Pink attaccata a fondo dalle Cadre Chenic, quindi al centro della pista cerca di scattare Complimentor, ancora alla Common Black, quindi al largo di tutti c'è Murdanova, siamo a metà della retta d'arrivo con le Cadre Chenic in locca con Franziska Pink, bene anche Gloriux, Complimentor che ci prova, si va nella fase finale con Franziska Pink che respinge e vince in duello le Cadre Chenic. Rivediamo le ultime battute con Franziska Pink in lotta serrata con il grigio Le Cadre Chenic, fornisce ancora una prestazione positiva
quindi ci prova fin sul traguardo anche Gloriux e si unisce alla nota Complimentor, ma alla fine è Franziska Pink che respinge proprio le cadre scenique, quindi al terzo posto il numero 5 di Gloriux e al quarto Complimentor. Giuseppe Gentilesca in sella Franziska Pink, i colori sono della scuderia Cuscieri, il training di Antonino Cannella, 2 e 23 la quota, per un ordine d'arrivo numerico che registra 1, 6, 5, 7. Partiti, i protagonisti del premio Ever Hop. Kiss Me Quiet dall'interno si propone al comando, attaccato, insidiato subito da Diloal che adesso tende a passare, quindi Shia Macho in corda si muove. Camden Zacca, al largo di tutti viaggio capita Sbudella, nel cuore del gruppo San Giorgio Grossi, quindi Ormix Delta balla a chiudere con i cavalli che affrontano la piegata e Kiss Me Quiet in leggero vantaggio, l'inseguimento di Loal, dall'esterno risale Macho, quindi San Giorgio Cross, ancora Camden Zack, nel cuore del gruppo Ormixa, El Taballe, Capina Sbudella a chiudere, si è già in retta di arrivo con Kiss Me Quiet, attaccata da Diloal, si presenta bene anche Macho, quindi Camden Zack, richiesto El Taballe, cerca uno spazio anche San Giorgio Cross, siamo a metà della retta d'arrivo con Diloal che deve subire la minaccia di Kiss Me Quiet e dall'interno quella di Camden Zack, si va nella fase finale, un arrivo bellissimo con Kiss Me Quiet, che probabilmente respinge Camden Zack, quindi al terzo posto San Giorgio Cross. Rivediamo le ultime battute, un arrivo davvero concitato con quattro cavalli in lotta. Ecco che Diloal dal centro della pista viene attaccato dall'interno da Camden Zack, dall'esterno un bellissimo affondo di Kiss Me Quiet, che attendiamo appunto il momento in cui si tocca il traguardo ed è Kiss Me Quiet che, seppur di poco, respinge. Quindi ci siamo partiti, i protagonisti del premio Vittorio Gassman, con Laguna Drive che dall'interno si candida a battistrada nei confronti di Wild Acclaim, in terza posizione Heroic, quindi Red Velvet. Al largo di tutti viaggia Sensazione poi, che chiude il gruppo. Cavalli che vanno a completare la retta opposta alle tribune, quindi vanno verso l'imbocco della piegata con Laguna Drive che conduce nei confronti di Wild Acclaim, sempre al suo inseguimento. Rimane in terza posizione Heroic, quindi in scia Red Velvet, ancora Zelur e chiude a lunghezze MM Blue Onyx. Cavalli quindi che vanno verso la retta di arrivo, si è già in retta con Laguna Drive che si presenta in leggera evidenza, cominciano a scaldarsi i motori con Heroic che è chiamata a maggior impegno, dal centro della pista si presenta molto bene Wild Acclaim, quindi richiesto anche Red Velvet. Siamo a metà della retta d'arrivo con Heroic che è passato di forza al comando, prova a reagire Laguna Drive, siamo ai 150 dal traguardo con Heroic che però ha preso il via e da favorito la porta a casa nei confronti di Laguna Drive, quindi Wild Acclaim e Red Velvet. Successo per Heroic, netto favorito al totalizzatore, soggetto ovviamente declassato in questo contesto. Ai 150 dal traguardo passa di forza al comando Antonino Cannella e quindi viene a risolvere nei confronti di un Laguna Drive che comunque ci ha provato ma deve farsi bastare la migliore piazza al terzo posto Wild Acclaim. Quindi
Red Velvet. E si va agli ordini dello starter. Partiti i protagonisti del premio Escobar con Super Pulse, che dopo pochi metri di gara si incarica di fare l'andatura, ma adesso viene sopravanzato da Madame Dark, quindi in seconda posizione scivola Super Pulse, ai suoi fianchi galoppa Arab Gold, quindi Start Outs, ancora Irish Shamrock, The Bull King a chiudere Paco Chiara, con i cavalli che sono oltre la metà della retta opposta, Madame Dark che cerca di allungare sugli avversari il primo tra gli inseguitori, rimane Super Pulse, dal largo avanza Arab Gold, quindi Start Outs, ancora The Bull King, Irish Shamrock e a chiudere il gruppo Paco Chiara. Quando si va verso il completamento della piegata e allora ci si presenta in retta di arrivo con Madame Dark ancora in buona evidenza, comunque non ci sta Arab Gold che insieme a Super Pulse rilanciano la rimonta, quindi Start Outs a largo prova a scattare anche Irish Shamrock, quindi The Bull King e Paco Chiara a chiudere. Siamo a metà della retta d'arrivo con Arab Gold che è passato in vantaggio, richiesto Super Pulse, richiesta anche Start Outs che se la giocano fin sul traguardo. Siamo ai 100 finali con Arab Gold che viene superato da Start Outs e quindi nei pressi del traguardo battuto Start Outs proprio a ridosso del palo, attacca e passa Arab Gold e quindi viene a imporsi sullo stesso argilandolo al posto d'onore. Al terzo posto il favorito Super Pulse. Successo per Start Outs, bellissima affermazione per la femmina di Caponnerino al doppio in giornata, quindi doppio in realtà. Due vicinissimi davvero alla valutazione, tutto pronto per questa ultima prova dal Mediterraneo. Partiti i giovanissimi per il premio Escalation. Baidu va di forza davanti, all'esterno viaggia Super Dominique, quindi linee interne Princess Betty, apostrofo e a chiudere il gruppetto a contatto Tamalite. Cavalli che vanno verso l'imbocco della piegata con Baidu ancora a condurre, ma insidiata sempre dall'esterno da Super Dominique che adesso tende a passare, quindi in terza posizione apostrofo, ai suoi fianchi Princess Betty, a chiudere a contatto Tamalite. Si completa la piegata e si affronta la retta di arrivo con Baidu che cerca di accelerare, intanto adesso passa Super Dominique, dal centro della pista si presenta bene apostrofo, ancora Princess Betty al largo di tutto, di tutti prova a scattare Tamalite. Siamo ai 250 metri dal traguardo con Super Dominique che ha preso il via, ci prova Tamalite dall'esterno ma è tutto semplice per Super Dominique che in totale controllo viene a trovare questo primo successo in carriera. Super Dominique con Gabriele Cannarella a metà della retta d'arrivo passa di forza al comando e poi in piena spinta viene a imporsi sulla favorita Tamalite, quindi al terzo posto il numero uno di apostrofo. Super Dominique 2,32 la quota, i colori sono della signora Bosco Domenica Grazia, il training di Carmelo Bottone, in sella Gabriele Cannarella. Successo atteso e quindi trovato per questa femmina di Heyday.